Una nuova operazione dei carabinieri sul contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti qui a Pesaro. Ecco, che cosa è accaduto? Allora, la stazione carabinieri di Borgo Santa Maria, a seguito di numerose segnalazioni pervenute dai cittadini del quartiere Villa Fastigi, hanno iniziato un'attività investigativa per la prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto per quanto riguarda i circoli ricreativi frequentati da giovani e giovanissimi. Nell'ambito di questo servizio hanno individuato all'interno di un circolo ricreativo appunto del quartiere Villa Fastigi una situazione di spaccio quotidiano di sostanze stupefacenti del tipo sostanze leggere del tipo hashish, e quindi a seguito di una serie di servizi di appostamento sono intervenuti per arrestare in flagranza di reato un giovane ucraino che cedeva a dei giovani del posto delle dosi appunto di hashish. Dopo questo arresto hanno sviluppato un'ulteriore attività che, prendendo spunto dalle frequentazioni e dai movimenti di questo giovane arrestato, conducevano ad individuare un appartamento che era diventato, sempre nel quartiere Villa Fastigi, punto di riferimento sia per consumatori, diciamo, assuntori di sostanze stupefacenti per uso personale, che per piccoli spacciatori che si rifornivano per poi cedere sul mercato ad altre persone, ad altri clienti, la sostanza acquistata. E quindi, a seguito di ulteriori mirati servizi, avendo come obiettivo questa abitazione, riuscivano a intercettare un acquirente che era appena uscito dopo aver acquistato sostanza stupefacente del tipo eroina. Quindi decidevano di eseguire una perquisizione all'interno dell'abitazione, identificavano il residente in un cittadino nigeriano, 35enne, già noto alle forze di polizia per numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. All'interno dell'abitazione veniva scoperto è un vero e proprio mini market della droga. Infatti vi erano sostanze stupefacenti di varie tipologie, oltre all'hashish, alla marijuana, anche cocaina ed eroina, per un totale tra le varie sostanze di quasi mezzo chilo di sostanza stupefacente. Più venivano rinvenuti e sequestrati e occultati in vari cassetti, anche all'interno del televisore, la somma in contanti di circa 3.000 euro in banconote di medio e piccolo taglio, ingiustificate, diciamo, come provento di attività lavorative, in quanto questo soggetto nigeriano non risulta svolgere in Italia da anni nessuna attività lavorativa. In più veniva sequestrato anche un bilancino e numerose sostanze da taglio. Si procedeva pertanto a trarre in arresto anche questo cittadino, diciamo, nigeriano, che probabilmente era diventato nel tempo, nella sua abitazione, un vero e proprio punto di riferimento, un vero e proprio mini market della droga per quanto riguarda il quartiere di Villa Fastigi qui di Pesaro.